Prima edizione, Kiten Okora Azzurro, questa sera tra gli ospiti, Judy Garrix. Ciao. Ciao, piacere, buonasera a tutti. E allora, cominciamo a parlare di quello che è stato il tuo trascorso in maglia azzurra. Tu sei arrivato che c'era Pierpaolo Marino, direttore sportivo del Napoli di allora. Mi racconti qualche retroscena, come è nato tutto, come sei arrivato qui all'ombra del Vesuvio? Già diciamo come è nato e sembrava un po' destino, diciamo la verità, perché ho firmato l'ultimo giorno del mercato, che era il 31 agosto, e l'interesse c'era già da maggio-giugno praticamente, e c'è stato un po' avanti e dietro con le società, tira Rapid Vienna e il Napoli, che poi non si trovavano, non c'era, ecco, o la voglia o la possibilità di chiuderle prima. E niente, per cui non è una cosa che è nato veramente all'ultimo momento, diciamo era sicuramente un acquisto mirato e voluto da parte del direttore. E niente, poi la cosa carina è stata anche che io in quel momento ero in ritiro con la nazionale austriaca Under 21, e infatti già avevo una partita il 5 settembre, non me lo scorderò mai, 5 settembre giocavamo contro l'Under 21 dell'Italia a Forlì. E io ero in ritiro praticamente con la nazionale, dove ho dovuto chiedere permesso dall'allenatore per poter andare a Milano per firmare il contratto, per cui ho fatto una scappata il 30 la mattina, ho rescisso il contratto in Austria, il 31 sono andato a Milano, ho firmato il contratto, e poi il 5 praticamente ho fatto la mia ultima partita in Under 21 contro l'Italia. Dopodiché, subito dopo la partita, c'era l'autista del Napoli che mi aspettava e mi ha portato direttamente durante la notte poi a Castel Volturno, e ecco, per me inizia poi il 6 settembre 2006, 12 anni fa è iniziata la mia storia. Aurelio De Laurentiis invece che presidente è? Era già diverso all'epoca, questo si è cambiato in un certo senso poco rispetto magari al stampo che si vede tra i presidenti. Però era sempre stato uno quello che sapeva cosa voleva e non si faceva mettere da parte da nessuno. Questo è rimasto fino ad oggi così, ha le sue idee chiare e fa poi di tutto di metterle anche in pratica. Sicuramente col tempo se si può dire così, ha migliorato, nel senso che ha trovato magari modi migliori, tempistiche diverse, che comunque in questo mondo che ormai è diventato un business, e sicuramente lui ne sa molto più di noi, ci vogliono per ottenere risultati, per arrivare poi dove è poi arrivato questa società. Per cui è una persona sicuramente carismatica, con una testa, con l'intelligenza che ci vuole, perché adesso al di là del gioco c'è tanto altro in questo mondo. Crescita esponenziale del Napoli, che ha cominciato dalla Serie C, è arrivato ai grandi palcoscenici anche dell'Europa. Avevate la sensazione che quello che stavate facendo anche nel tuo periodo era qualcosa di importante, che si potesse raggiungere dei traguardi così importanti? Io sono andato in Serie B praticamente quell'anno lì, e l'obiettivo, in un certo senso, ci è stato inculcato che non c'è nient'altro da fare che andare poi su in Serie A per la promozione. E diciamo quell'anno era sicuramente per me particolare, ma io in quell'anno probabilmente non me ne sono reso ancora conto di che società, di che storia ne faccio parte, e innanzitutto delle possibilità che poi che ci potevano stare durante il percorso, dove adesso poi ci parliamo veramente al top di quello che il calcio italiano, europeo, internazionale ti potrebbe offrire. E l'anno dopo invece in Serie A, ovviamente più alto in quello non si può stare, però poi anche in quella classifica comunque è diverso essere tra i primi tre ogni anno che magari quell'anno a tra virgolette accontentarti di salvarti. E poi sicuramente è una favola anche quella, che nel primo anno comunque arrivi ancora a qualificarti per una competizione internazionale, e fu sicuramente un'esperienza fantastica. Però del valore e di questa favola azzurra, tra virgolette, e quanto è immenso e quanto può essere veramente importante e quanto ti può dare anche dopo la carriera, perché adesso io sto qua con te, ne facevo parte, ne ho fatto parte, però ormai hai appeso anche le scarpe del chiodo. Però se io sto qui oggi vuol dire che comunque un lascia il segno, e il popolo che ci sta dietro questa maglia non dimentica veramente mai. E ripeto, io me ne sto rendendo conto oggi che cosa vale veramente questa città e che cosa valgono i giocatori per la gente di questa città. Fosi Ghulam, Mario Dui, dall'altro lato Yusai e Malqui.
Quanto si sarebbe divertito oggi giudicare X con Ancelotti? Tantissimo sicuramente, avere un allenatore del genere con quel livello di esperienza, con quell'umiltà, con la professionalità che ha approcciato ogni lavoro che praticamente ha fatto, ha svolto, è sicuramente incredibile, tipo dare tanto, però ecco, sono periodi, episodi nella vita che non si possono comandare. Io, come ti dicevo, sono strafelice, contentissimo di averne fatto parte di questa società, ripeto, sono qua oggi perché comunque mi avete dato tanto e a quanto pare qualcosa ne ho dato anche io a voi. E mia moglie l'ho trovata qua, ho investito in questa terra qua, per cui ci sarà sempre un legame con questo posto qua, e anche perché poi io la carriera devo al Napoli, è vero che dopo ci ho messo del mio, tutto quello che vogliamo, però se magari quell'anno lì non arriva la chiamata del Napoli, magari di un'altra squadra, chissà se fosse arrivato così in alto. L'ultima, il giocatore più pazzo con il quale hai giocato qui a Napoli? Ah, sicuramente Lavezzi, quello è più carismatico in quel senso lì, con le sue follie, ma allo stesso anche umile e con la testa sulle spalle, pazzo sicuramente, però ecco, in un certo senso sicuramente anche la sua forza. Qui c'è stato un altro giocatore che non c'è bisogno di nominarlo, che di pazzia ne ha fatto molto molto di più. Probabilmente se uno avesse voluto addrizzarlo un pochettino non sarebbe mai riuscito a dare quello che poi ha dato a questa società. E la stessa cosa vale anche per Lavezzi. Grazie mille. Grazie a voi.